Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giada e benvenuti che sono vicino a video. Oggi siamo ritornati su Monster Hunter Generations Ultimate, qui pronti per fare un'altra oretta e mezza abbondante, questa volta di partita, divisa quindi in tre puntate. Sì, oggi ho intenzione di registrare tre puntate, non due, perché oggi è stata tre robe verità stamattina solamente, che poi prima ho fatto una pausa merenda abbondante, quindi ora mi sono abbastanza ricaricata le energie per poter registrare addirittura tre puntate anziché le solite due che registravo ormai su questo gioco. Allora, cominciamo con qua tanto il capo ricercatore, che ha subito un buono Wiccademia da regalarmi, grazie. E ok, ci eravamo lasciati con il dover completare le missioni a due stelle per quanto riguardava le cacce, e avevo contato che le uniche che dovevo ancora completare erano le cacciatone. A partire dalla prossima difficoltà ho deciso che suddividerò ancora di più le categorie delle missioni, quindi le dividerò in raccolte, in cacciatine, in catture, caccia, cacciatone, caccia miau, richieste e licenze. Sì, le sono appuntate tutte. Così perlomeno, principalmente per quanto riguarda le catture, non sclererò ogni volta che mentre sto facendo le cacce me ne beccherò una davanti. Comunque, passiamo al duo delle zanne, dalle zanne velenose, che mi chiede di cacciare due gendrome alle dune. Madonna, raga. Si sente che ho già registrato della roba stamattina, non riesco già a parlare. Due nuovi alfa si sono uniti al Genprai sulle dune, e ora il gruppo attacca la popolazione. Dobbiamo far vedere loro chi comanda. Annienta quei due, subito. Vado al solito posto. Ecco qua, raga, Viotto è una mano dal cielo. Velocità per 8, perché non so pensare di chi sto parlando. Ho scoperto di preferirlo nettamente a V4, quindi mi sa che V4 andrà già in pensione, ma se lo merita. Dopo avermi fatto compagnia per tutta la prima settimana, per questa seconda settimana ci sta che entri in scena il, tra virgolette, fratello maggiore. Vai, picchia qua! Voi bulletti che vi andate sempre in giro con la vostra dottor Christa, credetevi dei fighi. Non sapete di essere messi contro la cacciatrice OP. Quando arriverò l'autogrado non posso più godere di questa oppiaggine, tra virgolette. Vede di morire però, signor. Guarda, non lo scattivo neanche lo sciame, perché so che sta comunque muore adesso. Lo sciame lo tengo per il prossimo, perfetto. Secondo me il prossimo viene sempre qua. Sacca paralisi. Pelle. Ma vabbè, dai, mentre che aspetto che appaia vado a cercare delle altre aree, non si sa mai. Ci ho provato. Madonna, che spavento! Che spavento! Dio santo, che spavento! Allora era davvero alla 1, stavo pensando di andare alla 1, ma non ci sono più andato perché ho detto vabbè, dai. Invece è arrivato dalla 1. Sì, grida, grida.
Ma oh! Aia! Lo sciame sta tirando poco che niente di danni perché, ecco, devo stare attaccata per far sì che riesca a colpire. Proprio attaccata bene, deve essere attaccata peggio di una fossa. Ecco, guarda che già zoppica, se ne vuoi andare, eh? Non te lo permetterò! Niente, c'è una coda talmente fine che è finta. Non è vera quella coda lì che sto vedendo, è un'illusione. Tu morirai! Lo sciame se n'è andato. Ma è il momento di finirla adesso, però, eh. Però preferibilmente non all'uscita, perché altrimenti se muori qua non posso prendere la roba. Oh, mi buttavo tutto a terra, eh. A posto. Mi sa che non posso raccogliere la roba, vediamo. Posto, perfetto. È stato un susseguirsi questa caccia di gente che mi atterrava di continuo. Ok, adesso manca l'ultima che chiedeva di cacciare due Arduros e poi posso passare alle missioni caccia mio. Spero che siano rapide le missioni caccia mio, voglio vedere se riesco a completarle tutte assieme alla caccia che sto per andare a fare adesso entro 30 minuti. Quindi sì, mi auguro che complessivamente le missioni caccia mio mi portino via a malapena 10-15 minuti. Vediamo cosa ho raccolto, ok. Vai. Queste sono le richieste. Zuffa sull'isola deserta, eccola qua. Caccia due Arduros. Guarda qui le spalle, tranquilla. Tranquilla, missionatrice. In diretta dall'isola deserta, due Arduros hanno deciso di appianare la loro divergenza come dei vostri civilizzati. Oh, chi prende in giro? Scappate! Prima donna Harry Potter! È quello dei lagombi, questo o sbaglio? Vabbè. Eccolo lì. Ovviamente dov'è se non a mangiare miele? Oh, raccogli qua. Beh, del miele, giustamente. Salve, signor Arduros. Vorrei lasciarla in pace mentre sbanchetta col miele qui beato. Talmente beato che non mi sta cagando di striscio nel mente che gli sto togliendo non so quanti punti vita, però... mi tocca ucciderla, perché altrimenti se rincontra l'altro Arduros poi scappano tutti qua. Aia! Oggi mi butto a terra tutto. Ale! Gli ho spaccato le zampe! Non so che forse non ve ne siete accorti, ma le zampe hanno fatto puff. Attenzione, vuole prendermi, ma non ce la fa. E con questo mi prende Barbara, che ha una pessima mira, ma nessuno ha una buona mira con le bombe. Le spalle me le guarda e come? Limito solo le mie battute perché
sono, sì, ho appena mangiato e mi sono ricaricata le energie, però al tempo stesso ho l'abbiocco post merendona, non pranzo, merendona, perché non so neanche, sono appena le 11, ho mangiato alle 10 e mezza per 10. Ecco fatto. Ed uno è morto. Quindi sì, mi sono ricaricata, ma al tempo stesso ho l'abbiocco, perché come saprete bene, subito dopo aver fatto un mega pasto si viene colpiti dall'abbiocco perché si sta digerendo. Quindi io chimicamente parlando la stanchezza subito post pasto la attribuisco alle energie che il mio corpo spende per... che il mio stomaco principalmente spende nel bruciare tutta la roba che ho assimilato e digerirla. Quindi quando ce l'abbia con la colpa la do alla digestione in corso. Tra l'altro sento di aver mangiato un po' troppo rispetto al dovuto, perché sento di aver sforato con il cibo. Certe volte sono più ghiottona di un Arzuros, veramente. Ed è male, perché quanto scommettiamo che ho l'altro Arzuros e qui anche lui a mangiarsi il miele. Ecco, c'era il cadavere del primo Arzuros. Il Arzuros girando da queste parti, dove cazzo è l'altro? Madonna, che comando là. Oh baba, chiunque abbia mi ha golato. Hai fatto un eco della Madonna, si è sentito in tutta l'isola. Allora, secondo me è qua. Prendendo... No. Beh, mi tocca aspettare che sparisca il cadavere veramente. Oh, e dopo il terzo giro finalmente l'ho beccato, anzi quarto, boh, ho perso il conto. Ma sì, non mi faccio problemi a vermi buttato a terra la stamattina. E da una parte è meglio che ce l'abbia composto merendona, così le energie rimaste le spendo nel giocare bene e non nel parlare troppo, perché non lo direste mai, ma le botte peggiori che ho preso nei gameplay su Monster Hunter coincidono con i momenti in cui parlavo troppo. Perché da una parte pensavo a parlare e dall'altra pensavo a giocare. Se sto zitto invece penso solo a giocare, gioco meglio. Quasi. Eh no, non te ne vai te, carissimo. No. 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 Te ne vai invece, perché mi è puntualmente finito adesso il scatto rosso, ovviamente. Fai tempo ad andarsene per colpa dello scatto rosso, che decide di andarsene, di dissiparsi. Ha l'effetto, ha intenzione di finire sempre nei momenti migliori. Vai così, 18 minuti di registrazione. E ho già finito le ultime due cacce che mi rimanevano da completare per quel che riguarda la sezione delle missioni inerenti a caccia, insomma, inerenti ai mostri grandi. Per il momento si intende, perché in verità ci sarebbero ancora le tre richieste da completare. Però le richieste me le lascio per dopo, perché le considero missioni a parte, quindi... Raga, stamattina mi sono svegliata più sorda del solito. Il volume è lo stesso, è quello di sempre, il volume della TV. Però lo sento più basso, mi pare di sentirlo più basso. Spero che scelgo le mie orecchie e non le casse, perché se sono le casse della TV è un problema.
Attenzione, l'alzo rosso più lungo che batte quello più grosso che avevo visto prima di 624,52 cm. Questo è il grosso 635,77. Io è da 5 anni che gioco a Monster Hunter e non ho ancora capito come cazzo si calcolano le dimensioni dei mostri. Non l'ho ancora capito e non lo capirò mai. Misteri dei geometri e dei matematici che hanno deciso le misurazioni dei mostri in questo gioco. Cosa vuol dire 600 centimetri? Mi verrebbe da dire che è lungo 6 metri, ma non mi sembrava lungo 6 metri, mi sembrava un po' più... Mi verrebbe da dire che era più grosso e... Cioè, vabbè. Allora, sì, cacciamiao, la solita Barbara, mandola, scusate, ma Barbara è il compagno. Cambia modalità. Perfetto. E adesso andiamo con le nostre due eroine a completare le tre missioni da cacciamiao che dobbiamo completare. Le tre missioni più altre potenziali missioni da cacciamiao, che nelle missioni del villaggio... Nelle missioni del villaggio ci avevano questa bella pista di intanto corso notturno uccidi 15 reno prossimo, va bene? Nella modalità... cos'è che stavo dicendo, cazzo? Nella prima stagione ci avevano questa bella pista, tra virgolette, di dirmi guarda, ci sono tre missioni che c'è da fare. Poi dopo che avevo completato la prima ne apparivano altre due, cioè quindi... Al momento non me l'hanno ancora fatto sto scherzetto qui nella seconda stagione, però... Non si sa mai quando è pervenuta. Sto studiando l'ecosistema notturno della frontiera. Ma magari non mi interrompono sempre. Puoi aiutarmi? Spesso caricano i nemici, ma se sbattono le pareti puoi stordirli. Grazie per questa informazione molto molto tecnica. Ok, qui non ci sono dei Relicos, ci sono dei Laginos. Ecco dei Relicos. Ho ancora bene in mente quando diedi la cassiglia per il mio personaggio e quanto ci rimasi male quando realizzai l'ultimo che qui c'erano tipo 4 Rhinoplos in un colpo solo da tutti assieme. Vai. Morto! Mi manca l'ultimo che non si è accorto assolutamente di niente. Bellissimo. Morto. Ogni tanto mi torna in mente di raccogliere il miele. Ok, ne mancano 9. Li rendo facilmente questo. Non mi speravo che fossero respawnati. Tra l'altro minchia, ma l'ho notato adesso, ma che orecchione c'hanno, raga? Questa è rosa. Non sono un altro paio di corna, sono orecchie, l'ho realizzato adesso. Ma che cazzo? Pensavo avesse una corona di 4 corna, tra virgolette. Invece no, c'ho 2 corna. E poi ci sono 2 mega orecchie, ma che cazzo? Le scoperte dell'ultima ora. Oh, so che comparsi, mi fa piacere. E qua è una gioia, perché qua è una gioia ogni volta poter uccidere... 4 bestioni. Una volta sola. Beh,
Bravo, dammi la coda, perfetto. Io molto intelligentemente vado a colpirti il muso, anche se so benissimo che è tipo la parte più dura di tutto il tuo corpo. Ma perché non è solo me la cosa prima che quelle che ho sempre creduto essere il secondo paio di corni in verità erano orecchie, raga? Cioè, perché me ne sto accorgendo solo, me ne sono accorto solo adesso? Gesù vero! Ecco fatto! Sono già 29 minuti con il minuto, ma visto che sono buona, adesso accetto anche la seconda versione. Poi nella prossima puntata intendo completare le tre richieste nell'ordine in cui le ho viste. Grazie! Ho beccato mi sembra uno scalpo di rarità 5. Se non ho letto male. Dai, ora vediamo se sono apparse nuove missioni da cacciamiao. Allora, se sono apparse altre missioni da cacciamiao, questa puntata dura 50 minuti, ma poi, visto che volevo appunto registrare un'ora e mezza abbondante, sono partito con il presupposto di voler registrare tre puntate, ma se una puntata dura l'equivalente di due, registro solo due episodi. Comunque, se sono apparse altre missioni da cacciamiao adesso, questa puntata la farò durare anche fino a 50 minuti, poi registro la missione... Ok, non ha passo niente. Un grillo per la testa, consegna 5 grilli argentei dall'isola deserta, ok. Ehi, cacciamiao, hai visto dei grilli argentei qui in giro? No, vero? Sull'isola ce ne sono a volontà, ma i miei non mi mandano da solo. Me ne prenderesti qualcuno tu? Va bene? Volenterosa io, con tutti. Dicevo, se una puntata... Io volevo fare oggi un'ora e mezza abbondanti, che significa tre episodi, paga due, se uno risultava essere un episodio che corrispondeva all'equivalente di due avete capito? Due puntate, ecco, perché la mia media solitamente è puntate di mezz'ora per qualsiasi roba. Se poi per forza di cose mi capita di registrare episodi abbondanti, allora registro meno episodi, perché io se mi metto un limite, cioè in questi ultimi tempi intendo rispettare e mantenere le mie promesse, quindi se dico che faccio due ore, però per riuscire a fare due ore devo, grillo argento intanto, devo dire un'ora e mezza abbondante, così sicuro che mi limito meglio. Che cos'è l'insetto puzzetta? Perché il mio cervello, allora, io so già a prescindere che qualsiasi ora dirò, qualsiasi tempo dirò, sforerò di sicuro di qualche minuto. Quindi se dico un'ora e mezza, abbondante, automaticamente mi pongo il limite di un'ora e mezza e incomincio a voler fermarmi quando so di aver superato l'ora e mezza, ecco. Se invece dico due ore, automaticamente comincio a pormi il limite di fermarmi solo dopo che ho già superato le due ore, capito? Quindi se dico ora e mezza, è sicuro al 100% che faccia effettivamente due ore. Sono a 4 grilli, mi sembra, eh? Me ne servono 5, quindi
Andiamo ancora a caccia di grilli. Raga, spero vivamente che non vi dia fastidio che metta velocità per 8. Intanto ho finito la raccolta di grilli. Perché io mi diverto un sacco a metterla nell'editing. Mi piace far vedere il mio personaggio, che quando non dico, non faccio niente, a parte correre su e giù per la mappa, corre visto con la velocità per 8. Spero che voi non la troviate fastidiosa. Perché tra l'altro mi permette di ridurre delle volte anche in modo veramente a dire promiscuo, in modo molto evidente la durata delle registrazioni. Che chiaro esempio la missione che ho fatto della caccia 50 Vespoid. Il file originale durava 50 minuti, ragazzi. Quando ho editato il video con la velocità per 8, 30, appunto, si è ridotta ai 30 minuti che avete visto, perché i 15 minuti erano stati compressi in 2 minuti dalla velocità per 8. 16/15 interminabili minuti di io che prendo solo a schiaffi 50 vespe giganti. Quindi insomma non mi dispiace affatto abusarne, tra l'altro, parentesi. Forse magari intanto magari l'alterno con dei tagli. Perché va bene che a me pareme tantissimo che voi vediate tutti il percorso integrale che faccio per arrivare da punto A a punto B in un videogioco. Soprattutto quando ad esempio mi capita a voi di trovare qualcosa di raro, io voglio che vediate come ci sono arrivata. Magari quando a qualcuno interessa se lo segna. Ma magari ad esempio a questo punto sicuramente avrò messo dei tagli tra una mia battuta e l'altra, perché tanto quella mappa dell'isola deserta ormai la conosciamo a memoria, inoltre adesso stavo solo tornando qui indietro all'accampamento, quindi non c'era bisogno di mostrare alcun tipo di tragitto, se non quello che ormai ho ripercorso per penso almeno 300 volte dall'episodio 1 della prima stagione, si intende. C'è un'altra serie che sto registrando dove applico questa filosofia, tra virgolette, questa strategia, dove ogni tanto mi capita di voler inserire la velocità per 8 o per 4, per 8 però dalla prossima volta che la registro, perché dopo che non la registro. E intanto caccia il gamma cavo alla frontiera, va bene, niente missioni extra, attenzione ragazzi. Il luogo per il ballo è prenotato, ma ahimè, non ho ancora un compagno. Oh, proprio lei! Le andrebbe di unirsi a me per una danza? Ma chi più me grandi che un gamma cavo, aiuto! Come ha fatto, signora, a non riconoscere che quello davanti a lei non è una persona ma un tacchino che si regge sulla coda, eh? Vabbè, dicevo. C'è un'altra serie che sto registrando dove mi capita spesso anche lì di ripercorrere sempre le stesse strade, un po' come qui in Monster Hunter. Anche lì a volte mi capita di applicare o la tecnica della velocità per 4, ma che dalla prossima puntata che registrerò divergerà V per 8, perché ho scoperto passare di più della V per 4, che dopo un po' poverina anche lei si stanca di mandare avanti abbastanza velocemente il video. E ogni tanto l'alterno con dei tagli, dove letteralmente, cioè, se tipo ritorno indietro e poi dopo voglio ripartire dal punto in cui mi ero fermata, faccio direttamente un taglio dove mostro che siamo ritornati qua, perché tanto non c'è bisogno di far rivedere per questo che ho fatto, perché sarebbe questo che lo stesso. Quindi quando si parla di rifare gli stessi percorsi che già si sono visti nel video, o faccio un V però un V8 o evoco per l'appunto il sommo V8, come lo chiamo io nella mia testa, quindi la velocità per 8, o faccio un taglio. Rimango sempre nella mia modalità di registrare le serie, quindi con la premura di far vedere pressoché tutto, il livello, vaga, mappa, eccetera.
però giustamente riconosco che dopo averla vista 300 volte una tal mappa, riconosco che la gente che guarda la serie avrà già memorizzato bene vari punti della mappa, no? Cioè, e intanto qui è la seconda volta che ti mando a gamba all'aria, carissimo. Vai Barbara, accecalo, aia. Però se comincia a muoversi troppo, signore, scatterò la trappola contro, eh. Ale, terza volta che lo mando a gamba all'aria. Lì, quarta volta! Dopo quante volte che l'avevo mandato a gamba all'aria, muori, ah, boh! Madonna, ancora, quinta volta! Se ne va. Tutte le mosse. L'ho presa con tutte, signor. Ma cazzo. Cazzo, ci stavo sperando di colpirlo poco prima che mi saltasse addosso. Invece. Ecco fatto. Bene ragazzi, dopo questa idea che il video di oggi su Monster Hunter Generations altrimenti possa concludersi qui, a meno che non sia passa proprio adesso, l'ultimo minuto, un'altra missione da caccia mia, ma non credo. Comunque sia, se appassa, ho fatto l'auto, non sto facendo l'auto per niente. Se non appassa, vi dico già che la prossima volta, nella prossima puntata, vado a completare le tre richieste che avevo ho accettato ormai da secoli, cioè da settimana, è dalla scorsa settimana che devo completare queste tre richieste con il mio personaggio, quindi direi che è arrivato il momento di completarle, no? Nel frattempo, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temi altri adesso mi verso qualche cosa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gameplay e link al mio profilo Instagram. Per concludere, nella sezione community esce qualche nuovo post. Tutto ciò, noi ci vediamo alla prossima! Io adesso sì, stop, sono fiducia, la puntata con prima di vedere se sono passa nuove missioni per caccia mia. Vado proprio sulla fiducia. Se mi sono fidata troppo ciecamente, peggio per me.